Siamo con Dina Stella del Comune di Monte di Procida. Allora, signora Stella, a Villa Matarrese, eventi di luci, eventi di ghiaccio e tanta gioia per i bambini. Ma direi una manifestazione che è per tutti, anche se si tratta di qualcosa che dobbiamo comunque fruire in sicurezza, perché in queste feste purtroppo sappiamo che c'è un'impennata del Covid. La manifestazione si svolge a Villa Matarese in spazi all'aperto, con distanziamento, con obbligo di Green Pass. Abbiamo la presenza del presepe di ghiaccio del maestro Mazzella, che è la parte finale di un percorso che parte dall'ingresso principale di via Filomarino e prevede una parte di proiezioni sulla facciata con la tecnica del videomapping, che è una tecnica innovativa e che sta riscuotendo successo negli spettatori, e poi una parte di teatro con protagoniste, favole con il tema natalizio. Sono in effetti due momenti separati. La parte iniziale è la manifestazione Adventus con il contributo della città metropolitana, e poi un'altra parte che è stata organizzata dal comune e vede anche il presepe di ghiaccio ambientato, insomma, con sullo sfondo anche un portale della chiesa Diciamo che c'è dell'Assunta. anche tutto sotto il controllo della Protezione Civile. Assolutamente sì. Vi invito quindi a prenotare ai numeri che vi forniremo anche attraverso questo video, e vi ricordo che gli accessi sono dalle 17:30 alle 20 ogni mezz'ora, a gruppi di 20 persone. Con l'occasione vi auguro buone feste, vi auguro un anno nuovo felice, e soprattutto però vi invito anche a rispettare le regole del distanziamento, dell'isolamento, quelle che già conoscete bene. Vi aspettiamo a Villa Matarese.